poi si diventa campioni nella vita quando si impara professore, ad accettare la vita, a reagire, ad esplorarsi, a proporsi e ad accogliere. Non parliamo di lesbismo, sì, ma in maniera soffusa. E con... Prego, 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 mi scusi. Prego. No, niente. Potrei aggiungere che la vita è un po' come lo sport. I genitori sono i primi allenatori che conducono per mano i figli e insegnano loro tante cose. Poi i figli fanno le proprie scelte e bisogna, in nome dell'amore nei loro confronti, bisogna rispettarle e lasciare che la loro vita vada avanti. Oh, certo. E che si misurino con le sfide che la vita propone. Vabbè. E ripeto, tutti possono essere, possono diventare da persone normali, possono iniziare una strada verso essere campioni con le piccole e le grandi sfide di ogni giorno e accettarle, Mantovani, e acquisirle, sondarle, filtrarle e superarle vuol dire essere positivi, accettare la vita. Signora Raffaella, lei accanto Valentina? Sì. E Valentina, so sì. Che insomma ha vissuto anche Valentina un'emozione forte con questa medaglia di Lucilla. Sì, senz'altro. È stata una forte emozione per tutti. E ogni genitore sarà la maggiore, immagino, di Lucilla, che la felicità dei figli è l'obiettivo della propria vita. Genitori non giovani, non ci serve da aggiungere molto altro, no. Secondo me questa è una bella lezione. Sì, infatti io, se mi posso permettere, dobbiamo, da genitore bisogna capire certe volte che il figlio è il prestito più bello che hai nella vita, no? È proprio un prestito. Ce l'hai per un po', poi devi in qualche modo lasciarlo andare nella sua vita e soprattutto, come avete detto voi, e davvero vi faccio complimenti, non è orgoglio, non è altro, è la felicità. Basta che il tuo figlio sia felice e questo credo che sia una bella lezione che ci avete dato. Però mi permetto di dire che anche sono contento che sia brava a tirare le frecce da vostra figlia, eh. Tutto il resto va bene, ma che tiri bene con l'arco, anche questa è una grande cosa, perché ci ha fatto godere tanto. C'è quella mano stretta tra Valentina e mamma Raffaella, e Antonio oggi, quando ci siamo sentiti, Antonio mi ha detto che Valentina aveva voglia di dire qualcosa su Lucilla, giusto Valentina? Certo. Sì. È molto, molto felice. Sono molto felice per mia sorella. Parole Mantovani. È stata un'emozione grandissima per me, non me l'aspettavo che piangesse dalla gioia. Sì, che lei è grintosa, forte, è come un muro, come... Va bene, è fortissima, va bene. Grazie mille. Antonio, papà Antonio, mamma Raffaella e a Valentina. Grazie mille Antonio, lei ci ha portato... E insomma, fai parlare a una persona speciale, ci sono i genitori, però se io magari lo faccio più lungo, però siamo sempre lì. Perché l'orgoglio è una parola vuota, l'ho detto qualche giorno fa, Antonio ci ha detto, l'orgoglio è una parola vuota, l'amore è una parola piena. E quindi questo... Non magari, signor Boari. Il regalo che ci hanno fatto, che ci ha fatto la famiglia Boari per celebrare Lucilla, vi dedichiamo proprio queste immagini di Lucilla. Lucilla ha 24 anni, i genitori ne dimostrano una settantina, magari la sorella, mi pare, la sorella maggiore. Lucilla Boari, bravo. Valentina, mamma Raffaella.
Papà Antonio. Prego. No, dicevo, signor Antonio, che lei ha detto, non so se è un passante, è a caso, ma ha detto una cosa molto bella che è contenuta in una poesia di Kibran, che dice: voi siete, parlando ai genitori, l'arco dal quale i vostri figli, come frecce umane, sono stati scoccati. Come dire, tu li lanci, puoi avere lo sguardo sull'obiettivo, però poi nel momento stesso in cui lasci la freccia, quella va dove va lei. Assolutamente, è la vita che comanda, i figli sono parte della vita e ripeto, così sono, così bisogna accettare e rispettarli. E poi essere, andare controcorrente per pregiudizi o per ostinazione, cosa comporta? Cosa porta? Un filosofo. Io vado controcorrente per pregiudizi e ostinazione. Allora, non è giusto.